Amici di Network Azzurra, buongiorno, buona domenica e soprattutto buona Pasqua a tutti. Dunque ci apprestiamo a vivere una Santa Pasqua in assoluta tranquillità atmosferica, almeno per buona parte della giornata, anche se durante il pomeriggio potrebbero, in alcuni casi della nostra provincia, sconfinare qualche temporale della montagna dove è nato appunto durante la mattinata, ma sono ancora delle piccole fasi di stabilità appunto dovute allo strascico perturbato di ieri che ha regalato tanta pioggia in buona parte della regione e soprattutto nel Friuli Venezia Giulia. Ha lasciato, detto di sé, temperature minime piuttosto bassine dovute al fatto della rotazione dei venti dei quadranti settentrionali che hanno avuto però naturalmente il compito di pulire e spazzare via completamente la fase, diciamo, la fitta nuvolaglia, che si era addensata durante la giornata. Come abbiamo potuto vedere ieri, la giornata è stata tipicamente primaverile e ha avuto appunto il compito di portare un primo spessore primaverile a queste giornate tardo appunto invernali. Dunque la giornata si apre con cieli abbastanza velati, un pochino diciamo incerti, ma tutto sommato abbastanza buona la giornata in tutto il suo decorso. Il miglior momento della giornata sarà verso pomeriggio sera, quando appunto il cielo diventerà sereno di nuovo, ma attenzione che le temperature tenderanno ad abbassarsi ancora un pochino e ripresentarsi un pochino molto basse domani mattina, ma poi naturalmente, visto il buon soleggiamento della Pasquetta, regalerà un'ottima giornata. Un'ottima giornata che sarà però il preludio a un ulteriore cambiamento del tempo che si affiancherà verso il pomeriggio sera di martedì. Mercoledì avremo un ulteriore campo perturbato in avvicinamento, però lì stiamo già parlando appunto di un'altra settimana, quindi fermiamoci qua. Quindi la Pasqua sembra tutto sommato buona, positiva, ha scongiurato quindi il maltempo, una lieve fase anticiclonica ci sopraggiungerà appunto nella serata di oggi, garantendo di fatto poi una buona giornata anche domani. Siamo stati molto fortunati, direi, quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata e di nuovo buona Pasqua a tutti. Ciao!